Erano passate da poco le 23:30 ieri sera in questa palazzina Ater di piazza 28 dicembre ad Ortona, quando un rumore sordo come un'esplosione ha allarmato i residenti. Subito scesi in strada l'inquietante scoperta, i due pilastri centrali completamente collassati. Immediata l'evacuazione dei 12 residenti negli 8 appartamenti da parte dei vigili del fuoco. 4 condomini hanno trovato riparo in casa di amici o parenti, gli altri 8 in un B&B messo a disposizione dal comune. Bisogna aspettare che muore la gente. Bisogna aspettare che muore la gente. Bravo! I canarini che sono? Da mangiare. Vabbè, stanno in gabbia, stanno. Li prendiamo e li portiamo subito. Nel frattempo deve recuperare qualche altra cosa dentro casa? Sì. Che cosa? Qualche panno, qualcosa. Qualcosa. Medicine, qualcosa. Le ultime volte sono state fatte sollecitazioni. Scritte, inviate tramite posta e quant'altro, più per sollecitare e far vedere la gravità della situazione erano state chiamate sia il centro sia i vigili del fuoco che erano venuti, hanno riportato tutto quanto, hanno reso pubblico tutto quanto, ma non è stato fatto nulla tranne qualche mese fa, per un mese e mezzo, lavori di ristrutturazione. L'unica cosa che si può vedere in questo momento alle mie spalle è quello che è stato fatto, è stato dato solamente una tinteggiata e per loro quella era ristrutturazione. E bisogna aspettare che ci sia il morto perché si possa fare qualcosa, perché poi si possa dire le cose si potevano evitare e le cose si potevano evitare, invece no. Il sindaco Leo Castiglione, sul posto già dalla nottata, ha predisposto un'ordinanza di sgombero e recinzione dell'area ed ha sollecitato l'Ater per gli interventi necessari. Ecco, palazzina costruita a fine anni 70, di recente una ristrutturazione, non erano stati riscontrati problemi, chiaramente adesso verranno fatte ulteriori verifiche, no? Certamente vanno fatte delle verifiche più approfondite perché appunto questa palazzina è stata oggetto, come altre, di interventi abbastanza recenti e quindi questo cedimento è qualcosa che ci ha trovati un po' tutti impreparati. Aspettiamo le valutazioni tecniche degli organi deputati e poi valuteremo. La situazione, ovviamente c'è necessità di ricollocare queste persone? Assolutamente, abbiamo già fatto una ricognizione delle disponibilità che abbiamo comunicato all'amministrazione comunale, in più stiamo verificando anche altri alloggi fuori dal perimetro ma vicini alla città di Ortona, laddove dovessero servire, quindi vogliamo dare anche un messaggio alle famiglie che vivono qui, che troveremo le migliori condizioni per essere a loro vicine, contemporaneamente nel rilevare eventuali iniziative di miglioramento di questi immobili, per quanto necessarie e per quanto ci verranno comunicate dalle strutture professionali competenti.